Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA. Farnesina per le imprese, lo sviluppo della rete elettrica in Africa. Nuovi servizi e reti di trasmissione per un utilizzo più intensivo, efficiente e sostenibile dell'energia elettrica in Africa. Questa l'idea di fondo dei recenti programmi avviati dall'Agenzia per lo Sviluppo dell'Unione Africana e dalla Banca Africana per lo Sviluppo, che stanno esplorando le possibilità di costruzione di una rete energetica all'avanguardia e ramificata in tutto il continente. L'obiettivo è la creazione di una rete di trasmissione continentale che consentirà sul lungo termine il commercio di energia all'interno dell'Africa e al di fuori verso l'Europa e l'Asia. Oggi gli stati africani mantengono livelli di consumo di energia elettrica particolarmente contenuti. Nell'Africa subsahariana, ad eccezione del Sudafrica, il consumo pro capite di energia elettrica è di soli 180 kWh a fronte dei 13.000 kWh degli Stati Uniti. E oltre 640 milioni di africani, più del 48% della popolazione, non sono collegati alla rete energetica. I classici canali di finanziamento pubblico, dal canto loro, appaiono insufficienti per mobilitare i volumi di investimenti necessari per raggiungere entro il 2030 gli obiettivi di accesso universale all'energia stabiliti dalle Nazioni Unite. Per questo Enel Green Power e altri attori europei del settore delle rinnovabili si sono recentemente dati appuntamento per fare il punto sui progressi di Renew Africa Initiative, l'iniziativa che si prefigge di raccogliere l'appello lanciato nel giugno scorso affinché l'Europa possa dotarsi di un nuovo strumento per sostenere gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili nel continente africano. Un'iniziativa, quella di Africa Initiative, che ben si sposa con l'expertise maturata dalle imprese italiane interessate a nuove opportunità in Africa e capaci di mettere a servizio del continente l'esperienza maturata nella costruzione di reti di trasmissione e nello stoccaggio di energia. Domani Farnesina per le imprese sarà dedicata alle opportunità per le nostre aziende in Irlanda. Le ascolteremo dalla voce del nostro ambasciatore a Dublino, Paolo Serpi.